su RTL 102.5. Intanto il focus sull'attualità. Abbiamo seguito nelle scorse ore, insomma negli scorsi giorni, un nuovo maxi blitz in Sicilia a caccia del super latitante Matteo Messina Denaro. Ne parliamo con il giornalista e scrittore Lirio Abbate. Buongiorno Lirio, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per essere con noi. Tra l'altro Lirio Abbate, oltre a essere un giornalista, ha dedicato anche diversi libri, diverse scritture al mondo delle mafie e in particolar modo, ricordiamo, Ussicu, Matteo Messina Denaro, l'ultimo capo dei capi. Partiamo proprio da qui perché si parte, o meglio gli inquirenti sono partiti da un video di qualche anno fa in realtà che potrebbe aver ritratto questo boss. Sì, è un video del 2009, ritratta questa auto con a bordo due persone, si ritiene che una di queste possa essere Matteo Messina Denaro. In effetti è l'unica immagine degli ultimi anni che può apparire, diciamo, comunque può ritrarre questo boss latitante che è ricercato dal 1993. Non è il capo di Cosa Nostra, ma è un leader della mafia siciliana, il capo della mafia trapanese, uno che ha fatto, oltre che ha eseguito, anche organizzato le stragi, non solo del 92, ma anche delle bombe che sono state piazzate a Roma, Milano e Firenze appunto nel 93, ed è un boss oggi pericoloso perché non uccide più, non usa più le armi come faceva una volta, come gli aveva insegnato Salvatore Riina, perché lui è stato un allievo di Salvatore Riina, e se è un boss che si è trasformato da stragista, terrorista, mafioso a imprenditore, uomo del welfare mafioso, uomo dell'invisibilità, oggi pericoloso perché inquina l'economia legale di questo paese, oltre che le democrazie locali e regionali, cioè la politica locale e regionale. E poi questa mutazione di Messina Denaro è un po' come è cambiata la mafia negli ultimi anni, cioè ha cambiato volto, appunto si fa sentire meno e però muove tanti soldi. Muove proprio tanti soldi, ed è questo il potere di oggi di Matteo Messina Denaro, perché ha a disposizione tantissimo potere economico, liquidità, che è quello che manca appunto alla pandemia, ancora di più ha dato questa mazzata, e lì la fa la voce grossa. Per questo diventa ancora più pericoloso, perché mentre le persone non vedono come prima fortunatamente il sangue delle strade e avevano terrore, oggi non lo vedono, ma in maniera invisibile lui ci danneggia tutta la società, perché monopolizza l'economia, mette su imprese proprie che sono inquinate dal denaro sporco, da una imprenditoria che non è al passo con le regole, ma è dopata dalle regole della mafia, del denaro della mafia, e poi proprio per il potere che ha dei soldi corrompe la politica locale e regionale, che è quella che fa gli appalti, che è quella che consente di alcune regole locali di fare da stazione appaltante. Per questo diventa un boss pericoloso, per questo va arrestato quanto prima. Ecco, quello che stavi raccontando tu, Lirio, mi ha fatto venire in mente, siamo in un'altra area geografica, ma la solfa non cambia. Se avete seguito la serie Gomorra, quello è, insomma, tutte le varie imprese, le aziende che poi gravitavano intorno a tutti i grandissimi soldi che giravano. Nelle scorse ore abbiamo detto ci sono state 20 perquisizioni in Sicilia, ma al momento non è trapelato nulla, non si è arrivati a qualche pista, a qualche indizio. Beh, le perquisizioni, così come gli arresti dei questi dei beni, proseguono mese dopo mese. La procura di Palermo è molto attiva nelle indagini sulla ricerca di Matteo Messina Denaro. E, infatti fino ad oggi, in tutti questi anni, sono state arrestate centinaia di persone, condannate a centinaia di anni di carcere, sequestrati centinaia di milioni di euro, di beni, di immobili ed altro, a imprese, e sono stati arrestati quasi tutti i familiari di Matteo Messina Denaro, comunque quasi tutte le persone che in qualche modo possono aver avuto un contatto con lui. E la forza di questo boss, il carisma
purtroppo di questo stragista assassino è il fatto che nessuna di queste persone che sono state fino adesso arrestate, condannate, a cui sono stati sequestrati beni, ridotti sul lastrico, a cui hanno, che hanno subito perquisizioni, lo hanno mai tradito. Cioè nessuno da parte di queste persone mi è arrivata un'indicazione su dov'è, com'è, che faccia oggi ha, come e quando lo hanno incontrato. Mai nessuno ha deciso fino adesso di collaborare con la giustizia per mettere gli investigatori sulle sue tracce. Questo significa che le persone purtroppo ancora oggi che gli stanno accanto sono fedelissime in un territorio purtroppo con questo welfare mafioso che lui di fatto fa, che è questo carisma mafioso che ancora c'è. Le persone lo seguono, questa cosa gli crea un potere enorme, oltre che una rete di protezione che gli consente di essere ancora latitante dal 1993. E che è un ostacolo per le forze dell'ordine e la loro ricerca. Grazie davvero al giornalista e scrittore Lirio Abbate, abbiamo fatto un po' di chiarezza sul punto. Intanto buona domenica, grazie per essere stato grazie con noi e buon lavoro.